Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento con il Bollmania. Ritorniamo a casa nostra, nella nostra sede. Ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti. Dopo un paio di appuntamenti random in giro per l'Italia, Matteo appena rientrato intanto, prosegue diciamo così, nel suo viaggio scudetto. Ieri ha fatto tappa a Conversano, gara 1, vittoria del Conversano contro Fasano, vittoria anche abbastanza netta, ma guai però a considerare conclusa già la serie, Matteo. Vittoria larga, con massimo vantaggio di più 10 anche nel corso della partita, è finita poi 31-24. Fasano ha dato segnali di ripresa nel corso della partita, ma nel primo tempo Conversano aveva già impresso il proprio ritmo. Messo in freezer la vittoria. Sì, assolutamente sì, con una prestazione davvero notevole che a mio avviso è andata anche oltre le assenze di Fasano, che erano di Fovio come anche di Stabellini. Probabilmente, se quella di Fovio è un'assenza, come posso dire, di presenza, è un gioco di parole, no? Sì. Perché Fovio non solo è un giocatore che dà tante parate. Anche un'assenza spirituale, esattamente, no? Esattamente. Quello che rappresenta. Invece per Stabellini si sono visti problemi in attacco poi, perché il vantaggio è nato non tanto dalle non parate dei portieri del Fasano, giovanissimi, sia Sibilio che Vinci, ma più che altro dai contropiedi, quindi dalle palle perse in attacco, perché Angiolini non ha brillato e Jarlstam da solo ha fatto 10 gol, ma di più sicuramente diventa difficile. Chiediamo conferma al tecnico della Pressano Alessandro Fusina, specialista in finali scudetto. Ciao Ale, ben ritrovato. Ciao Marcello, ciao Matteo, ciao, grazie ciao Ale dell'invito. E allora, ciao. Confermi un po' l'analisi di Matteo. Ma sicuramente, magari noi tifosi appassionati della pallamano, forse ci aspettavamo una finale più combattuta. Buon per il Conversano in gara 1, un po' male per quanto riguarda Fasano, però appunto come ha detto Matteo, mai dare per morto Fasano, perché ha tantissime risorse soprattutto tra le mura amiche. Ecco, una partita quella di domenica che potrebbe in qualche modo rimettere in carreggiata la formazione allenata da Francesco Ancona. Cosa abbiamo preparato, Matteo? Le interviste abbiamo ascoltato al termine della partita i due tecnici, da una parte Alessandro Tarafino, dall'altra invece Francesco Ancona. Ascoltiamo. Dobbiamo essere felici, sì, dell'approccio che abbiamo fatto, della partita che abbiamo fatto, della vittoria anche, però non dobbiamo allentare. Non mi è piaciuto questo fatto, nel secondo tempo gli abbiamo concesso troppo. Ora andiamo là e sarà tutta un'altra cosa. Lo sappiamo che Fasano è un campo molto complicato, soprattutto per noi, perché è un derby, è molto sentito, c'è sempre un po' di tensione in più. Dobbiamo rimanere in partita 60 minuti, non sono concesse distrazioni sicuramente. E loro ovviamente proveranno a mettercela tutta, no? L'ultima possibilità. E quindi mi aspetto una partita molto complicata, molto difficile, non come questa. Un Fasano senza Stabellini e soprattutto senza Fovio in una serie di finale scudetto, in un derby contro Conversano, è oggettivamente un'altra squadra rispetto al Fasano che probabilmente ha vinto la regular season. Ma sai, come ho detto ad altri, io non voglio parlare di questo, perché quello che veramente ci ha contraddistinto fino ad ora è la squadra, e quindi anche in questo momento è ovvio quello che dici, cioè non è che lo dici tu, si vede, però questa è la forza di questa squadra, è proprio questo, cerchiamo di, dalle difficoltà cerchiamo di ottenere il meglio, e oggi ovviamente abbiamo pagato l'impatto con l'ambiente, con il calore del tifo conversanese, è ovvio, una squadra così giovane può accadere anche questo, però tutto sommato ho visto una buona reazione e penso che ci faremo trovare pronti per la gara di ritorno. E allora, abbiamo ascoltato Tarafino ed Ancona. Quanto secondo te, Alessandro, l'assenza soprattutto di Vito Fovio, per quello che rappresenta, non soltanto nello specifico del ruolo di portiere, può in qualche modo condizionare l'andamento di questa finale? Ma sicuramente a livello tecnico, di presenza anche, di qualità, Vito Fovio ci ha ormai abituato a delle prestazioni incredibili, al raggiungimento di risultati importantissimi, però qua si sta parlando ormai di una finale, e io sono molto d'accordo con quello che ha detto Ancona,
La forza di Fasano è quello che ha contraddistinto questa squadra quest'anno, e soprattutto la compattezza del gruppo, che è fondamentalmente veramente tra le mura amiche è sempre riuscita a dare il meglio di sé. Io penso che almeno nell'aver visto gara 1, credo che Fasano sì, debba andare con coraggio, grinta, ma anche con lucidità nel riuscire a scardinare un po' la difesa del Conversano. Secondo me le difficoltà maggiori le ha avute lì, appunto poi non basandosi più sulla difesa nelle varie ripartenze, appunto perché c'è un'assenza di Fovio che è importante, e questo ti cambia un po' l'impostazione della gara. Deve cambiare un po' filosofia, no? Proprio approccio anche tecnico-tattico al confronto. Matteo, ma Conversano può aprire un ciclo? Beh, l'ha aperto l'anno scorso, se vogliamo, e sì, credo che per come ha un'impostazione di gioco ormai abbastanza rodata, no? Tra i suoi giocatori, anche chi è arrivato da fuori ha dimostrato grande intelligenza, spirito di adattamento, secondo me, da Moretti, che è diventato il miglior marcatore della squadra, forse ieri è stato superato da Radovicic, ma siamo lì, qui alla prima stagione in Puglia, una grande annata, possa mai che in questi playoff si è dimostrato un giocatore davvero prezioso per Tarafino. Insomma, credo che comunque pian piano il lavoro si sia visto, sia venuto fuori in termini soprattutto di gestione della palla, di intensità difensiva. Ieri la difesa di Conversano è stata veramente notevole nel corso della prima mezz'ora. Dia modo a Conversano di costruire, appunto, mettere le basi per costruire un ciclo. Poi bisognerà vedere quello che accadrà in estate, perché insomma sicuramente ci saranno delle novità. E tra l'altro, ecco, lo anticipo perché poi lo diremo anche in telecronaca: ieri il pubblico del Pala San Giacomo ha salutato sia Radovicic che Giannoccaro, perché cesseranno l'attività, quindi è stata la loro ultima partita al Pala San Giacomo. Stiamo parlando di due giocatori chiave, no? Nell'exploit di Conversano. Alessandro, tu che sei stato artefice di un ciclo anche importante a Bolzano, credi che a Conversano si stia riaprendo un ciclo? Perché ricordiamo, e tu lo hai vissuto anche da protagonista, Conversano ha già avuto in passato un altro ciclo davvero molto importante. Credi che si siano già ricreate le condizioni? A prescindere da quelli che saranno poi gli stravolgimenti, perché io, da quello che filtra, insomma, le novità non si limiteranno soltanto ai saluti di Radovčić e di Giannoccaro. Abbiamo detto questo, quelle che si possono dire. Esatto, poi di questo se ne parlerà insomma in seguito. Certo, no, bisogna secondo me fare una distinzione fra la parola, nell'usare la parola ciclo. Un ciclo si crea nel momento in cui hai una certa continuità di lavoro. Qui Tarafino ce l'ha avuta. Sono passati degli anni dove ha potuto fare i suoi esperimenti, cambiare i giocatori, quindi ha avuto una certa tranquillità di lavoro. Poi nel momento in cui si è sentito pronto e hanno maturato appunto quel concetto di gioco che Tarafino ha inculcato, hanno iniziato a vincere. Però aprire un ciclo mi viene un po' difficile pensarlo, nel senso che Conversano è già ormai al top da 3 anni, 4 anni, è ritornato al top, però ci sono tante altre formazioni nel campionato italiano che vogliono, è vero, vogliono vincere, per cui può essere che vinca il prossimo anno ancora Conversano, io no. Non lo so, questo però sicuramente è sempre più complicato, cioè dare un pronostico. Assolutamente, poi capiremo se c'è anche il Pressano di Alessandro Fusina tra le squadre che l'anno prossimo vorranno fregiarsi del titolo di campione d'Italia. Intanto però, insomma, detto di gara 1, detto che insomma questa finale scudetto è tutt'altro che archiviata e che bisognerà attendere intanto la partita di domenica. Ricordiamo che Fasano dovesse riequilibrare i conti, avrebbe poi il vantaggio di giocare gara 3 ancora tra le mura amiche, e abbiamo visto già per esempio nel massimo campionato femminile quanto sia importante poter giocare gara 3
sul proprio campo. Ieri un primo verdetto, mezzo verdetto anche nella pull retrocessione, Matteo. Dopo che nel fine settimana la Team Network Albatro, peraltro fanalino di coda della regular season, sfruttando alla grande insomma la possibilità concessa dei play-out, esattamente, e il Carpi hanno ottenuto la salvezza e dunque la permanenza in Serie A Beretta. Ieri si è giocata gara 1 dell'ultimo atto dei play-out, della finale play-out, chiamiamola così, ed è arrivato un netto 30-21 con cui Secchia Rubiera al Palaburzi si è portata avanti nella serie 1-0. Vediamo nelle immagini anche alcune fasi della partita. Dicevamo più 9, quindi una vittoria abbastanza netta. Continua il momento negativo di Appiano, che è in una spirale davvero negativa ormai, che si è aperta di fatto con il girone di ritorno. C'è stato anche il cambio allenatore, era già il secondo cambio allenatore peraltro della stagione, che però non sembra aver invertito la tendenza, perché Appiano è veramente in caduta libera a questo punto. Ha la fortuna, il vantaggio di aver chiuso il regular season davanti a Rubiera, quindi avrà gara 2 ed eventuale gara 3 in casa. Certo, il più 9 non conta in termini di differenza reti, però nella testa dei giocatori dell'Appiano, che credo che aver perso di 9 in gara 1 può incidere, insomma, non è poco, ecco, diciamo così. Anche nei play-out, Alessandro, insomma, pronostici completamente sovvertiti, no? Matteo faceva riferimento al Siracusa di Peppe Vinci, che è riuscito clamorosamente a ribaltare qualsiasi pronostico e a salvarsi con largo anticipo rispetto a tutto quanto prodotto durante la stagione regolare. Ma i play-out in pratica sono come i play-off. Questa formula a quattro squadre ti dà questa possibilità di arrivare a giocarti una semifinale, che sia di scudetto che sia di play-out, con la maggiore convinzione, con uno stato di forma che va in crescendo. Magari forse Siracusa si è nascosto alla fine, quando aveva visto che ormai era tutto perduto a livello di... E ha puntato solo su questo doppio confronto con Appiano. Ma sì, sto dicendo. come ipotesi. Ci sta però. però sicuramente Appiano, il fatto appunto di aver cambiato tre allenatori durante una stagione ti dà una dimostrazione di un po' di insicurezza e di incertezza in quella società. Assolutamente sì. È chiaro che mentre si ragiona di scudetto e bisogna attendere, come abbiamo più volte ripetuto, insomma, l'esito del derby d'Italia tra Fasano e Conversano, e capire cosa succederà tra Rubiera ed Eppan a Piano, c'è già chi insomma sta cominciando a immaginare cosa dovrà accadere necessariamente nelle prossime settimane, e ci riferiamo alle due squadre neopromosse in A1 Beretta, che sono Fondi, ben ritornato al Fondi dopo appena un anno di assenza dal massimo palcoscenico, e Romagna, che invece ritorna in A1 dopo tanti anni. Esattamente, anche in questo caso non sono mancate le sorprese, questo dobbiamo dirlo, nelle finals, perché su due posti una sola arrivava dal primo posto nella regular season, che è la Banca Popolare di Fondi, che di fatto ha dominato la sua stagione, perché aveva perso una sola partita, 19 vittorie su 20 in regular season, poi ha vinto tutte le gare, conquistando anche la Coppa Italia di categoria di Serie A2 nelle FIGH Finals di Chieti. Per Romagna invece secondo posto alle spalle del Cingoli, che è un po' l'eliminata, diciamo, la delusione, la sorpresa in negativo, che è stata eliminata invece dalla sorpresa in positivo, che è la Generale Anzara, formazione campana, che è arrivata ad un passo dalla promozione perdendo proprio contro il Romagna. Al termine della finale di Coppa Italia abbiamo raccolto le interviste all'interno del Centro Tecnico Federale sia di Domenico Tassinali, tecnico del Romagna, che di Giacinto De Santis, tecnico del Fondi. È banale, anche se sapevamo di avere una buona squadra, l'abbiamo voluta, costruita, progettata, abbiamo fatto un passo indietro, anche perché siamo retrocessi l'anno scorso dalla 1. La società ha fatto un progetto importante con questo gruppo, e questa è la conclusione che tutti volevamo, però tra il volere e il fare c'è di mezzo il campo. Per fortuna siamo stati bravi nell'essere sempre concentrati, nel lavorare giorno dopo giorno, partita dopo partita, e in queste finals si sono visti i risultati. Tra l'altro una squadra da un punto di vista tecnico ed esperienza superiore alle altre, anche grazie ad un mercato importante, una squadra allestita per questo, lo dicevamo prima.
Adesso si riapre, no, il mercato, che fondi vedremo nel prossimo campionato di Serie A, Beretta, probabilmente anche ripartendo chiaramente dal gruppo della promozione, immagino. No, no, sicuramente questa è l'ossatura, il gruppo, abbiamo lavorato per questo, per avere questo gruppo, lavorare un anno con questo gruppo per essere già pronti l'anno prossimo. Poi vedremo la società che cosa farà, però devo dire che siamo pronti. Adesso vediamo, in settimana ci vedremo, parleremo, ma sono contento di questi ragazzi, non ho nulla da dire, quindi va bene così. Sì, direi che forse eravamo la squadra meno quotata per poter raggiungere questo risultato, anche perché eravamo veramente decimati, quattro titolari fuori, prima di partire, dopo aver consegnato la lista, tre casi Covid, problemi di lavoro durante la manifestazione, quindi sicuramente eravamo l'outsider su questa manifestazione. Poi invece devo dire che i ragazzi, specialmente sulla partita con l'Arkma, penso abbiano fatto un capolavoro soprattutto in difesa, e a quel punto penso che si siano meritati giustamente questo passaggio, anche perché forse non in attacco ma in difesa abbiamo dimostrato di essere una squadra. Noi adesso abbiamo veramente un vivaio dietro di oltre 300 ragazzi, forse ci serviva ancora un anno per consentire ai ragazzi che adesso sono nell'Under 20 di poter essere veramente di rincalzo e di sostegno alla prima squadra. Adesso chiaramente dovremo accelerare un po' tutte le cose, dovremo guardarci un po' attorno, ma sicuramente ci guardiamo attorno sempre su dei ragazzi italiani nel nostro territorio. Allora Alessandro, non so se hai avuto modo di seguire le finals di Chieti. Sì, sì, ho visto qualcosa, sì. Che pensi? No, io penso che le due squadre, Fondi e Romagna, hanno meritato sicuramente la promozione in A1, e fa piacere vedere ancora il Tasso in prima linea. E poi per quanto riguarda Fondi, ero sicuro che con il mercato che avevano fatto quest'estate avessero appunto subito l'intenzione, si era fatta capire l'intenzione che volessero tornare in A1. Matteo, a questo punto però bisogna già cominciare a immaginare il futuro. Ecco, insomma, circolano tante voci, ci apprestiamo a vivere un finale di stagione emozionante, ma credo che il futuro del massimo campionato maschile sia ancora più incoraggiante dal punto di vista tecnico. Beh, diciamo che si è creato... Poi chiederemo, do tempo ad Alessandro pensare alla risposta. No, diciamo che si è creato... È strategica la richiesta prima a Matteo, proprio per darti la possibilità, Alessandro. Si è creato un trend positivo, è quello che diceva Alessandro prima, ovvero il ciclo di Conversano, sì, ma fino a un certo punto, nel senso che ci sono tante squadre che vogliono perché vincere. Perché poi Conversano sta cambiando spesso squadra, quindi parlare esatto. Di ciclo è diciamo, il ciclo tecnico. Ma ecco, e soprattutto è molto indicativo il fatto che ci siano... Quest'anno c'erano quattro squadre che potevano vincere lo Scudetto, che potevano vincere la Coppa Italia. Lo si è visto anche nelle semifinali. Cinque con il Pressano che è rimasta fuori alla fine e poteva tranquillamente starci all'interno del novero dei playoff. Quindi ci sono 4-5 squadre che hanno giocatori di un ottimo livello, che si muovono sul mercato, che fanno muovere giocatori, quindi questo è molto interessante. Tra l'altro arrivano voci anche di squadre che hanno chiuso dietro, no? a queste cinque che si stanno muovendo, quindi è tutto molto molto positivo. Però adesso sempre più andiamo nel concreto. Alessandro, la corsa e la lotta a scudetto rispetto a qualche anno fa? Sì, l'ho detto prima. È vero, sono arrivate quattro perché la formula diceva questo, ai playoff, a giocarsi per lo scudetto, però io credo che già quest'anno altre tre squadre almeno potevano, tre, quattro squadre potevano sicuramente giocarsi un playoff e avere anche qualche ambizione di poter anche vincere, perché poi abbiamo visto che tante volte i pronostici si vengono così sovvertiti, perché i playoff sono i playoff, se si arriva a un quarto di finale, a una semifinale, a una finale, lì giochi tutto e tante volte i valori tecnici vengono superati da altre condizioni, da altre situazioni. E per quanto riguarda l'in
innalzamento appunto del livello tecnico del campionato, sicuramente. Poi il fatto che, per esempio, la nostra società, come Bressano, farà tre acquisti, saranno tre stranieri, perché c'è la possibilità di giocare con tre stranieri, per cui è arrivata la notizia, io non l'ho sollecitata, esatto, però okay. Esattamente, no, perché visto che non devo fare nomi, allora ti dico tre stranieri, prenderemo tre stranieri. Perfetto, è anche un italiano, a quello che ci risulta, però non lo so. A parte le battute, sicuramente la possibilità di schierare tre stranieri, che siano tre stranieri comunque, certo, di livello, sicuramente fa alzare il livello tecnico. Poi lo sappiamo tutti che bisogna cullare e lavorare sui nostri italiani, perché sono il nostro patrimonio. E da lì si parte la base, si mettono le basi per poi alzare sempre di più il livello del campionato. Bene, hai detto tutto Alessandro, mi hai anche anticipato l'ultima domanda, a me non resta che salutarti, buon lavoro, questa è una fase importante. Ti ringrazio. Di programmazione. Buona estate e ci rivedremo presto. Assolutamente sì, sui campi. Ciao Alessandro. Ale. Allora, ciao, Matteo. In bocca al lupo a Conversano e Fasano. Ciao Alessandro. Ciao. Allora, ci fermiamo, dicevo, un'estate particolarmente impegnativa, cominceremo a dare qualche coordinata, insomma, subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Gioca! Cresci! Vinci! Tennis, sole e tanto divertimento sono le tue passioni? Quello che cerchi siamo noi. Rendi la tua estate speciale con i centri estivi FIT. Un posto magico ricco di tennis, dove potrai conoscere tanti nuovi amici e divertirti in totale sicurezza. Visita il sito fitcentriestivi.it. Sì, qui al campus stiamo già vivendo un sogno. E forse a volte fa anche un po' paura, perché sai di dover essere sempre all'altezza, sempre concentrato. Sai che a questa cosa stai dedicando giorni interi, allenamenti ogni giorno. Sai che questo vuol dire stare lontano da casa, dalla tua famiglia e dai tuoi amici. Però è un sogno e io lo voglio vivere appieno. Lo voglio inseguire con tutto me stesso. E sono sicuro che questo valga per me e per tutti i miei compagni qui al campus Italia. In fondo, se uno i propri sogni non li insegue, a cosa servono? Allora, seconda parte, diciamo, insomma, prepariamoci a affrontare, a vivere un'estate ricca di impegni con le squadre azzurre, due delle quali stanno già lavorando a Chieti, Casa della Pallamano, il centro tecnico federale, Matteo. Oggi l'ultima giornata di raduno nella Casa della Pallamano per la nazionale Under 20 femminile e per quella Under 18. Vediamo nelle immagini l'elenco delle convocate e dei convocati che sono stati impegnati in questi giorni all'interno del centro tecnico federale. Per i ragazzi si preparano i campionati europei che si giocheranno dal 4 al 14 agosto in Montenegro, a Podgorica, Italia che dovrà affrontare il girone con i padroni di casa montenegrini, con il Portogallo e con la fortissima Croazia. Obiettivo evitare le ultime tre posizioni e confermarsi tra le migliori 16 squadre d'Europa. Per la nazionale femminile, appuntamento storico, quello dei campionati mondiali in Slovenia, Italia che ha ottenuto la wild card, che parteciperà a questa rassegna iridata per la prima volta nella storia e che è inserita nel girone in compagnia della Danimarca, anche in qui del Montenegro e della selezione argentina. Sicuramente grande attesa per questo evento che ricordiamo partirà a giugno, Slovenia sarà insomma un po' il centro di interesse della pallamano mondiale giovanile femminile. Contestualmente all'attività indoor prosegue anche, anzi ha preso di fatto ufficialmente via l'attività su spiaggia, beach handball, che insomma si prepara a vivere due momenti importanti, uno legato
diciamo così, ai club e l'altro invece legato alle competizioni internazionali per nazionali. E iniziamo da quest'ultimo, e sono le qualificazioni ai campionati europei inserite per la prima volta dalla Federazione Europea. In grafica stiamo vedendo i gironi, si giocherà dal 7 al 10 luglio prossimi a Praga in Repubblica Ceca. Per quanto riguarda il Championship femminile, così è stato denominato dalla Federazione Europea, Italia nel girone con Ungheria, Ucraina, Francia, Svizzera e Repubblica Ceca. Per quanto riguarda gli uomini, lo vediamo adesso in grafica: Ungheria, Francia, Ucraina, Olanda e Svizzera, con l'obiettivo di piazzarsi, di evitare di fatto gli ultimi due piazzamenti di ciascuno dei due gironi, dei due raggruppamenti, per qualificarsi ai campionati europei del prossimo anno. I posti ci sono, obiettivamente le possibilità per le nostre due squadre sono tante, dunque l'obiettivo è andare agli europei del prossimo anno. Che si nazionale che effettuerà il suo rodaggio in Sicilia, dove a breve si spalancherà il sipario su un'edizione particolarmente attesa degli ABT. E questo è un grande evento, perché si torna intanto in Sicilia per il quarto anno consecutivo, 9-12 giugno a Isola delle Femmine. E non ad ottobre. E fortunatamente non ad ottobre, perché pur stando in Sicilia nelle tre edizioni di Champions Cup ha sempre piovuto. Anche in questo caso vediamo l'elenco delle squadre partecipanti, perché ci saranno 5 squadre italiane. Due sono rappresentate tra gli uomini e tra le donne dal Blue Team, che di fatto certo è l'ossatura della nazionale italiana che si prepara agli europei. E poi ci sono 3 squadre siciliane, tra gli uomini il CUS Palermo e al femminile invece Andy Moda Messina ed Embo Lerice. Ripeto ancora, 9-12 giugno, in totale sono 29 squadre partecipanti, 16 nel torneo maschile, 13 in quello femminile, rappresentanti di 10 nazioni diverse, quindi una kermesse importante, un impegno, uno sforzo organizzativo importante sia per la federazione sia poi sul territorio. La federazione sta lavorando in particolare assieme al CUS Palermo, e dunque un impegno importante. Speriamo che il tempo sia bello e soprattutto avendo gli spalti, la possibilità di avere gli spalti gremiti, sicuramente in questo periodo estivo ci sarà gente che verrà a vedere il beach. Evento di grande spettacolarità che sarà insomma davvero molto interessante seguire dal vivo, anche per premiare i grandi sforzi che stanno sostenendo insomma tutti gli attori, ricordavi la Federazione Nazionale, la Federazione Regionale, il CUS Palermo, tutti insieme per garantire grande successo a questa edizione degli ABT. Ritorniamo però dalla spiaggia all'indoor, senza però annusare insomma l'odore acre della pece, perché mi pare che sulla pece si sia aperto un dibattito a livello internazionale molto importante, di cui vedremo gli esiti già in occasione dei mondiali in Slovenia, perché è tempo di Champions. È tempo di Final Four, e finalmente è tempo di Final Four con gli spalti pieni. È già tutto esaurito sia a Budapest 4-5 giugno per la Final Four femminile di Champions, sia alla Lanxess Arena di Colonia, dove saranno quasi 20.000 spettatori, per invece quella maschile. Si sono tenuti i sorteggi e dunque abbiamo gli abbinamenti delle semifinali. Vediamo anche in questo caso le immagini con la clip che ci introduce un po' nell'atmosfera della Champions League. Per quanto riguarda le donne, 4-5 giugno le francesi del Metz affronteranno il Kristiansand Metz, che tra l'altro è la squadra nella cui accademia gioca anche l'atleta italiana Giulia Fabbo, e le campionesse in carica del Győr, squadra ungherese, affronterà invece l'Esbjerg, formazione danese. 4-5 giugno, lo ripeto ancora, saranno trasmesse su Sky le Final Four sia maschile che femminile. Per quella maschile bisogna aspettare il 18-19 giugno. È una Final Four veramente incredibile quella degli uomini, sì, perché ci arriva il meglio della pallamano europea anche in termini di tradizione. Avessero avuto fare ad inviti incredibile, avrebbero invitato queste quattro squadre senza dubbio. C'è il Kiel di Sander Sagosen che affronta il Barcellona, la squadra detentrice del titolo, e nell'altra semifinale il Veszprém contro i polacchi del Kielce. Insomma, quanto di meglio può offrire in questo evento la pallamano mondiale, non soltanto europea. Allora, siamo in conclusione, insomma abbiamo dato un po' di anche indicazioni relativamente agli impegni delle nazionali, agli impegni gli impegni internazionali con le Final Four. Ci tocca ora fare un po' un riepilogo su quelli che saranno i prossimi appuntamenti, perché ritorniamo a puntare il nostro focus sulla finale scudetto nel massimo campionato maschile, che dopo gara 1 vissuta ieri al Pala San Giacomo di Conversano si trasferisce di pochi chilometri per insomma andare a giocare a Fasano nella calda atmosfera dell'impianto fasanese. È una grafica facile quella che vediamo, ci permette semplicemente di cristallizzare un pochettino la situazione.
vittoria di Conversano in gara 1, come dicevamo nella prima parte. Gara 2 si giocherà domenica alle ore 19.30 naturalmente nella palestra Zizzi di Fasano e dunque con il pubblico fasanese, che potrà creare l'atmosfera per cercare l'impresa, per cercare di rimettere in piedi questa serie di finale. In contemporanea si gioca anche gara 2 di finale dei playout, invece, con l'Appiano che ha l'arduo compito di provare a riequilibrare il confronto con Secchia Rubiera. Bene, noi ci ritroveremo dal Palazzizzi nella domenica a partire dalle 19.15, ufficio d'inizio 19.30. Grazie a Matteo Aldamonte, ad Alessandro Fusina, che è stato in nostra compagnia, Sabrina Alessio al coordinamento, Edmond Mania ritorna settimana prossima. Arrivederci.